legge del pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo. Chiunque deve transitare, entrare o accedere al pronto soccorso per forza viene bloccato qui dall'infermiere o dall'infermiere EPOS. Come funziona? Chiunque transita di qui, le due infermiere pongono delle domande, se hanno la febbre, se hanno la tosse, se hanno subito a contatto con persone provenienti dalle zone contagiate o se arrivano dalla Cina. Semplicemente poche domande, se tutto risulta negativo, qui c'è un timbro, lì vedete, c'è un timbro, con quel timbro il timbro viene posto sulla mano della persona, la quale può accedere al pronto soccorso. Chi invece risponde, diciamo, positivamente, a quel punto si ferma tutto, vengono adottate le misure previste dal protocollo di sicurezza e avviene un passaggio più particolare per isolare il soggetto e per verificare che tutto sia in regola, che non possano, come dire, contagiare altre persone. Semplicemente, semplicissimo. Queste due infermiere poverine fanno 6-8 ore, quante ore? 6-8. Non parlano, è un segreto qui. Sono tutti nervosi, meno loro. Oh. Sono tutti nervosi, meno loro, non le riprendere, per favore. Ed è tutto qui, semplicemente qui. Questo è l'interno del pre-triage che si trova prima della rampa d'accesso del pronto soccorso dell'ospedale Agnelli. Ci sono un locale semplicissimo, ovviamente così deve essere.